Di recente è stato chiesto a un gruppo di donne di diversa etnia e in condizioni economiche disagiate che cosa avrebbero voluto cambiare nella loro vita. La maggior parte di loro ha risposto che avrebbero voluto essere più magre e più belle. È vero, lo giuro, è documentato. Io ero praticamente la fotocopia di Anna Frank. Non riesco a ricordare gli occhi di mia madre che mi guardano quando ero una bambina. Io mi sforzo, ma non li ricordo. Eppure mi ricordo la sua nuca, gonfia, cotonata. I suoi occhi li ricordo dopo, quando sono cresciuta, quando sono diventata una ragazzina, quando sono arrivate le mie cose. Allora sì che mi guardava. Mi guardava sempre, in maniera ossessiva, mi spiava. Ma non vedeva me. No. Vedeva la mia acne. Anziano sarai te! La scelta di quell'espressione così violenta, che associava direttamente la condizione di anzianità a un insulto personale, mi lasciò malissimo. È così difficile, se non addirittura impossibile, invecchiare in un contesto sociale dove la pubblicità, la televisione, ma la cultura di massa in generale offrono solo modelli di eterna giovinezza e in modo particolare alle donne. In Italia la pubblicità offre pochissimo spazio alle donne anziane e quando lo fa non risparmia loro niente. Un'attrice americana, non più molto giovane ma molto bella, illustra come attraverso una crema per il viso sia possibile dimostrare 20 anni di meno. La chirurgia estetica parla chiaro. In Italia sono in aumento, anno dopo anno, nonostante la crisi, le richieste di ritocco. Se la perdita dell'appagante status di seduttrice non viene sostituita da quello di persona saggia e dotata di intelligenza critica, allora il ricorso alla chirurgia estetica, prima che sia troppo tardi, potrebbe essere una scelta obbligata. Io e il professor Presciutti abbiamo cominciato ad avere una relazione dopo che lui ha reso più morbidi i miei seni. Ci eravamo visti per la visita di controllo un mese dopo dall'intervento. Lui toccava il mio seno in un modo così professionale. Non ci resta che la Madonna. Ma la Madre di Dio non è funzionale a sostenere un'immagine di vecchiaia femminile accettabile. Maria è sempre vergine e quindi sempre ragazza ed è priva del peccato originale, quindi è preservata dalle conseguenze della caduta che invece attanagliano noi, costretti a vedere sul nostro viso e sul nostro corpo i segni della lenta morte rappresentata dal tempo che passa. Ecco perché la Pietà di Michelangelo ci mostra un defunto di 33 anni tra le braccia di sua madre di 50, che ne dimostra surrealmente 16. Quanti anni ho? E cosa ve ne frega? Non ringiovanite mica se me lo chiedete. E neanch'io se vi rispondo. Io non ho età. Sono come la mia dentiera. Rido e digrigno in un corpo che non è il mio. Allora sapete che cosa fa la vecchia? Che non esiste, la vecchia grida, e allora sì che si accorgono di te, ecco che arriva un infermiere incazzato, un altro poveraccio col futuro da vecchiaccio, mi ha messa sulla sedia al rotello e si è mosso per entrare e io gli ho detto
No! Mio figlio non mi ha guardato in... neanche una volta. Io... avevo... paura. E sono entrata. Senza protestare. Dritta come un soldatino in sella alla mia carrozzella. Perché volevo avere dignità, la dignità che spetta anche ad una vecchia.